quella gara lì è stata molto particolare perché avevano dato le bandiere gialle, e solo che io non l'avevo vista e avevo superato qualcuno con la bandiera gialla, quindi da lì mi avevano dato 10 secondi di penalità per il sorpasso con la bandiera gialla, quindi io ero davanti, diciamo che stavo tra virgolette controllando, e mi è arrivato sulla tabella la comunicazione che ero 10 secondi più indietro. Però intanto per prima cosa mi ci è voluto qualche giro per capire, perché mi davano P4 e P8 e io dicevo no, ma sono primo da solo, cioè cosa vuol dire? Allora ci ho pensato e ho capito che forse era per quello. Allora mi sono messo a tirare come un pazzo e sono riuscito a distanziare il secondo, che credo che era Capirossi con la Ducati, di più di 10 secondi, ecco, quindi sono riuscito a vincere comunque ed era stata una grande gara.